Siete tutti quanti molto segati dalla parte di conversazione, tutti pippati di testa. Non importa quanti video noi facciamo sulla conversazione, non siete mai sazi. Ghiotti, ah, mi faccio una pippa, ah, ah, tac. Ma io vi dirò di più, più continuate a guardare video e teoria, teoria su teoria, più continuerete a non sentirvi mai pronti. Per questo motivo questo video sarà un po' diverso, perché dato che mai come quest'anno abbiamo tutti questi studenti, calcolate che io sto registrando a giugno del 2022, e abbiamo superato gli studenti del 2021, di tutto il 2021, e siamo orgogliosi e vi ringraziamo per questo. Quindi io non voglio darvi la frase fatta e basta, io voglio farvi capire i miei ragionamenti esattamente come nel videocorso Pre-Lover Big Bang, no? Vi ricordate? Che vi siete letteralmente mangiati. 5 frasi da inserire in una conversazione come una sorta di salvavita e che vi permettono di fare la differenza. Argomento surreale e ironico. 1. Se tu potessi avere un animale domestico, ma qualunque, e non solo i canonici, cane, gatto, quale sarebbe? In questo caso, con questa semplice domanda, stai aprendo orizzonti. Li apri perché inizi a far fantasticare la ragazza, da sempre amante degli animali. Più è strano, più in genere ha da parlare. Ricorda sempre questa regola: meno volte ha risposto ad una domanda, più sarà efficace. Lei, ah ah ah, elefante. Ok, ora scrivi tutto quello che ti viene in mente quando hai sentito, pochi secondi fa, la parola elefante. Vado io, Dumbo. Tanto cibo, ingombrante fantasia. Ragazzi, questi sono esercizi che noi facciamo in coaching proprio le prime ore, Cioè, è la base, i primi giorni di master. Quello che io faccio però è commentare la sua risposta, specie se non ha continuato, ha scritto solo elefante, con un semplice perché. E poi sviluppo ciò che mi è venuto in mente, partendo da quello che secondo me è più efficace. Io, se è come Dumbo, sì. Ora, me lo fece vedere la mia cuginetta anni fa e sono ancora in cura dallo psicanalista. Vedete? È facile. 2. Quale morte di un personaggio di un film o serie ti ha sconvolto di più? Questo può sembrare un tema triste, scottante di cui parlare. In realtà funziona tantissimo, perché non c'è un'attinenza alla realtà. Morte in finzione. Siamo sempre nella parte intrattenimento. 3. Se fosse possibile viaggiare nel tempo, in che epoca ti piacerebbe andare? Funziona sempre. Specie con quelle che hanno un minimo di sale in zucca. Questo funziona tantissimo. Se ci attaccate anche, successivamente, cosa cambieresti della tua vita e delle scelte che hai fatto? Ti aiuta a conoscerla. 4. Qual è il cibo che... Questo è forte, eh? Qual è il cibo che ti mette di cattivo umore ma che mangi ugualmente? Questo funziona sempre proprio perché lei non se lo aspetta. E viene da ridere a tutte quando io poi le dico, perché ti rifaranno sempre la stessa domanda. Broccoli o cavolfiori? E poi aggiungo, specie per l'odore da stazione centrale che c'è in casa. 5. Quali sono le 3 cose che ti fanno incazzare di più di una persona? Ragazzi, sti video, se noi li impacchettassimo, 10 a caso, presi dal nostro canale, e li facessimo pagare 299 euro, nessuno potrebbe dire nulla. Vi guardate 10 video, quanto sarà? Un'oretta? Mezz'ora, 40 minuti? 2,99. Perché sono nucleari, praticamente è come farvi un corso. Andate in pace.